Ed eccoci qua, buongiorno a te Eder e agli utenti del canale, da Riccardo dall'acqua. Ho il fiatone, sono arrivato adesso a Messina, dalla Calabria, e sto andando in piazza Duomo qua di Messina, dove si celebreranno oggi i funerali di Viviana Parisi e di Gioele Mondello. Ecco, questo è il Duomo. Quindi adesso, chiaramente, appena arrivo interrompo la registrazione, non mi sembra corretto e giusto arrivare alla porta e entrare nel luogo sacro della chiesa con la registrazione attiva. Oggi è il giorno del silenzio, però già oggi vi preannuncio che Riccardo Dall'Acqua insieme a Eder a fine mese, i primi di dicembre, saranno a Pizzo Turda per le loro indagini private continuate. Eccoci in arrivo. Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, sentiamoci tutti accolti quest'oggi insieme in questa chiesa, la Basilica Cattedrale, in cui celebriamo le esequie per i nostri fratelli Viviana e Gioele. Una cosa è giusto dire all'inizio: sentiamoci qui tutti in famiglia, sentiamoci qui come una grande famiglia vicina a tutti i familiari e anche come una grande famiglia ebraica. Per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati.
confesso a Dio vivente e a voi, con molto peccato, in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e poi i fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che hai posto un limite alla vita terrena per aprirci il passaggio all'eternità, supplichiamo la tua infinita misericordia perché il nome dei nostri fratelli Viviana e Gioele siano scritti nel libro della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e i secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto, infatti, è per voi, perché la grazia, accresciuta a opera di molti, ci abbandonare il mio di ringraziamento per la gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili, perché le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili invece sono eterne. Sappiamo infatti che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio una protezione, una dimora non costruita da mano d'uomo, eterna nei cieli. Parola di Dio. Andiamo in grazia. Ripetiamo insieme. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Il Signore è il tuo cuore. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il tuo cuore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. In piedi.
chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo risusciterò nell'ultimo giorno, dice il Signore. Cosa dire allora? Condividere le cose
diciamo, non è la fine di tutto. E questo è il momento della preghiera. Ricordiamo la preghiera. Se ci sono dei giornalisti, se c'è una parola che vogliono ricordare, quest'oggi Papa Francesco ha ringraziato tanti giornalisti per il loro buon lavoro. Se ci sono dei giornalisti, vi chiederei di ricordare questa parola, la preghiera. È il momento della preghiera, è un luogo che ci spiega bene che cosa significa la preghiera. La preghiera dei cristiani, la preghiera per i vivi e per i defunti. Ecco che cosa avviene in chiesa. E qui in chiesa che tutti vengono assentati a Dio, alla sua misericordia. Davanti al mistero del male, pregare. Davanti alle cose che non vanno della vita, possiamo dirci una cosa tra noi confidenzialmente: ricordiamoci, la partita di sempre non si gioca soltanto in questa vita. E qui che si ricorda a tutti con verità vera, non quella che a volte può capitare, si scrive sui giornali o in tante le facili sentenze, la verità che la morte non è l'ultima parola della nostra vita. Ci troviamo qui uniti in tanti modi con la famiglia Montevarensi, qui per pregare la preghiera cristiana, per dare il saluto cristiano, non per ricercare delle colpe e nemmeno per ribellarci davanti a questa grande prova, davanti a questa grande sofferenza che tocca tutti. È il momento di mettere tutto nelle mani di Dio, così ci dice il Vangelo riguardo alla vita di ciascuno di noi. Pregate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore verrà. Non siamo qui a commemorare la morte, ma siamo qui a proclamare la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte. Nell'estate del 2020 una giornalista che veniva da fuori, a farmi delle domande, ho chiesto per favore se fa un articolo, scriva quello che dico. E ho detto così: si ricordi che non finisce tutto con questa vita. Il giornalista di quell'articolo ha scritto di tutto, sono io senza offendere a nessuno, ma bottiglie di ogni genere, non ha detto questa espressione che noi vogliamo condividere, vogliamo partecipare a tutti perché tutti trovino nella fede pace e speranza. Siamo qui per dare il saluto cristiano, non per una semplice circostanza sociale. Ricordiamoci, vogliamo dire una cosa a tutte le persone che sono: nulla ha senso se mettiamo Dio davanti. Allora, parola, risoluzione da condividere, non perdiamo la fede, perché la fede ci dice che Dio non si dimentica mai. Non perdiamo la speranza, perché la speranza ci dice che Dio avrà sempre l'ultima parola. E la sua parola è una parola buona per tutti. Non perdiamo la carità, perché la carità spegne i cuori. E noi non siamo fatti per
per avere un tuo rispetto, così come non avere un tuo rispetto per Viviana, leggere di questo santuario. Allora ricordiamoci che non siamo qui per dire quello che sappiamo o quello che non sappiamo su quanto è successo. Siamo qui per dire quello in cui crediamo. Crediamo in questo luogo, perdonatemi l'espressione, nel piramide, nel torri, nel giugiolare. Nessuno è nato per caso e nessuno muore per caso. E ricordiamoci, lo diciamo a tutti, non è uno stupido, non è un pazzo, non è fuori di testa chi legge la Bibbia. Invece è molto superficiale chi pronuncia giudizi gratuiti. Noi diciamo un'espressione, perché ci crediamo, diciamo così, sono in cielo. E affidiamo alla misericordia di Dio. Vi salutiamo dicendo arrivederci. Vi salutiamo dicendo in senso buono addio. E dobbiamo lasciare spazio a due cose: al rito cristiano della sepoltura e alla misericordia di Dio. Tre cose dobbiamo pensare: la preghiera, la condivisione con la vicinanza e la speranza. Queste sono le cose che danno pace a tutti, anche davanti alle cose più difficili della vita. Ricordiamoci che la fine di questa vita non è la fine di tutto. La cosa più importante per sempre, per ogni persona, è arrivare in cielo. Non è importante come si conclude questa vita terrena, ma è importante arrivare in cielo insieme. Condividiamo un pensiero importante, serve a tutti: davanti al mistero del male non bisogna ribellarsi. Dio riempie di un fine quello che per noi è soltanto la fine. E ricordiamoci una cosa importante: nella vita di ogni uomo la fede nasce quando si spezzano le nostre certezze. Essere qui oggi ci dice che Dio non si dimentica di noi, mai, nemmeno nei momenti più difficili, nei momenti più incomprensibili, nei momenti più inspiegabili. Il silenzio tante volte dice più delle parole. È morta una mamma con il suo bambino. Chissà se questa è la vita dei giornalisti. Ogni giorno, anche in Italia, muoiono tanti bambini e sappiamo perché. E sappiamo per chi lo fa. Muoiono di aborto. Ho detto qualche settimana Papa Francesco, uno dice. Se il mondo ci presenta le sue verità, che molte sono più chiare, molte sono più sue, noi sappiamo che c'è una verità sul mondo. Non esiste solo questa vita. Lo sapeva Viviana, lo sa Daniele e tutti i loro familiari, una bella famiglia, e stavano cercando di insegnarlo anche a Gioele.
il 9 luglio del 2020, così diceva Viviana: questa mattina mi sono alzata e ho scritto qualcosa. Qualcosa per fare un riepilogo di tutte le mie emozioni. Si sente di dare un suo saluto di buona giornata. Buongiorno al mio dolce bambino. Buongiorno a tutti i nostri amici. Buongiorno a te, amore, cioè Daniele. Buongiorno a te, caro amato studio. E prima di tutto, buongiorno a te, Dio. Padre nostro, che come ho spiegato al mio piccolo, è colui che per amore e per passione è morto per salvarci. Ecco allora, ci troviamo qui per dire una cosa. Cosa fare? Non fare, ma credere. È scritto sul mosaico, che c'è qui, c'è un mosaico, e c'è una scritta in greco. È il Vangelo di Matteo, al capitolo 11, versetto 28, e c'è scritto così in italiano: venite a me, voi che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Poi nei versetti seguenti sono scritti, si dice così: prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio gioco infatti è dolce e il mio carico è leggero. Ecco, se c'è tanto dolore, se non abbiamo tante spiegazioni, se non vogliamo il male di nessuno, ma il bene di tutti, davanti a una sofferenza di questo tipo, dobbiamo dire con serenità e con fede: Dio perdoni, Dio perdoni tutti, Dio perdoni chi è stato responsabile. Il Signore, noi questo abbiamo, il Signore non lo so. Nel Cristo risorto, il Padre rivela che non abbandonerà nel sepolcro il suo consacrato, ma gli darà la vita nuova e senza dolore. In forza di questa promessa, gli rivolgiamo le nostre suppliche, dicendo insieme: Dio, nostra speranza, ascoltaci. Dio, la nostra speranza, ascoltaci. Per i nostri fratelli, Viviana e Gioele, accompagnati dalla nostra preghiera, siano accolti nella
piena violenza. Per chi è stato colpito da morti o colpisse, per chi è oppresso dal male di vivere e di pensare alla vita, Dio Padre, per amore del Figlio, mi accolga nel suo regno e doni loro pace. Preghiamo. Dio, la sua speranza, la sua pace. Per il popolo santo di Dio, testimoni la vittoria di Cristo sulla morte, impegnandosi a promuovere la vita e la dignità umana. Dio, la nostra speranza, per noi qui raccolti intorno alla mensa eucaristica, ci sia donato di sentirci uniti da noi e con tutti i fratelli, figli e perduti, nell'amore di Cristo che ha vinto la morte. Dio, la nostra speranza, anche salve la mia parte, Gesù, ti vedi questa tua famiglia, unita nel dolore e nella speranza della risurrezione. Anche la fede professata nella preghiera per i nostri perduti si manifesti con la coerenza al Vangelo. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Ai tuoi fedeli, oh Signore, la vita non è tolta, ma trasformata.
e mentre si distrugge la dimora dove sta il Signore del Regno, viene preparata la curazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, unire agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cieli celesti, al piano della croce incessante, l'inno della tua gloria. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, il suo ausiliare Cesare, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli, Viviana e Gioele, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo,
gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto agli apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le vita e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni, secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ricevere l'Eucaristia, prima che i piedi dell'accostarsi, gli altri possono sedersi. Passerà il sacerdote. Thank you.
Padre della misericordia, i nostri
dona pienamente nell'amore del Padre che dice: quando il Figlio dell'uomo verrà e busserà la porta, possa trovare ciascuno di noi vigilante nella preghiera, perseverante nel bene o perso nella al dottor
Romeo Costa, ai coraggiosi avvocati Pietro Minuti e Claudio Monello, e a tutti coloro che attraverso il web ci hanno dato un supporto tecnico e umano. Ed infine, le famiglie Montelli e Parisi ringraziano tutti coloro che oggi sono qui presenti per dare l'ultimo saluto a Viviana e Giovanni. Grazie a tutti.
Stiamo camminando accanto a Viviano e Gioele, che vanno via. Ma tu? Stiamo camminando di qua accanto a loro.
Ah, sono qui d'ora, sono solo ancora in famiglia. Vediamo quando mi sono lì. Stringiamo al dolore, personalmente Riccardo Dall'Acqua insieme a Eder e a tutti gli utenti del canale. Ebbene, Eder, faccio seguito al rito funebre e quindi al momento di silenzio che abbiamo tutti avuto. Mi sono appena allontanato da Piazza Duomo, però vorrei esternare una mia considerazione, anche perché ho sentito un'intervista passando e salutando Daniele Mondello, fatta dallo stesso alle emittenti locali e non presenti, fronte la chiesa di Piazza Duomo. Lui giustamente, correttamente, dice di essere rammaricato per il ritardo dei soccorsi, per essere stato trattenuto più del dovuto secondo il suo punto di vista. E quindi chiaramente insieme anche alle sue spalle con gli ottimi legali Pietro Venuti
e Claudio Mondello, cercherà di andare avanti, di proseguire. Del resto è giusto che sia così, perché come loro e insieme a loro e a lui noi dissentiamo dall'ipotesi prospettata e di cui anche in conferma con il decreto GIP sul suicidio di Viviana Parisi, ancor prima dell'omicidio. Sono fermamente d'accordo e come ho già detto, noi andremo appena possiamo sui luoghi che ben conosciamo di Pizzo Turda e non solo, e cercheremo di essere d'ausilio, perché Mariella Mondello ha bene detto e anche ringraziato tutti i personaggi del web, e quindi tra cui ovviamente anche Heather McPallister e tutti quelli che si sono associati e uniti a lui nella ricerca della verità, della vera verità, non di quella storicamente e giudizialmente più che altro accertata, ma di quella vera, reale, storica invece accaduta e maturata ai danni di Viviana e del piccolo Gioele. Noi fermamente ci sentiamo di continuare, quindi di proseguire in quello che è il nostro intento ormai mostrato da oltre un anno a questa parte, ovvero quello di andare con forza a spingere e quindi a cercare sempre di più quella che è la verità storica che è accaduta, e che secondo il nostro punto di vista non vede Viviana come una donna, una mamma che ha ucciso il proprio figlio, il proprio bambino, e certamente non si è nemmeno lanciata per suicidarsi da quel traliccio. Cerchiamo quindi di proseguire con più forza di prima. Oggi c'è stato doverosamente questo momento di silenzio all'entrata della chiesa. Abbiamo, come giusto che fosse, salutato Viviana e Gioele, dato il nostro saluto. Però uscendo da quella chiesa, come ha fatto bene Daniele Mondello, e a cui quindi io mi sento di accodarmi adesso con questo intervento a margine audio video, mi sento di accodarmi e di associarmi per riprendere di nuovo lì dove avevamo dove eravamo rimasti, dove avevamo interrotto il nostro agire, che è quello della ricerca della verità, delle indagini nostre private, ancora più sollecitati e spronati dalla famiglia Mondello e anche dalla stessa Mariella con il suo intervento durante il rito funebre religioso, in cui ha manifestato grande riconoscimento e importanza anche al mondo del web e ha chiaramente in esso anche a Heather McPallister indirettamente e agli utenti del canale suo e a tutti quelli che hanno cercato e che cercano di dare una mano. Questo è il nostro fine, questo era il nostro obiettivo, era e oggi e sarà, non altri. Grazie ancora dell'intervento, a presto. Non ho mai visto un caso così chiuso con 8 ipotesi, senza impronte, senza niente del traliccio e tutto il resto. Quindi vado avanti e non mi fermo, come ho sempre detto. L'unica cosa positiva oggi è che finalmente do una degna sepoltura sia a mia moglie che a mio figlio. Poi adesso, ripeto, vado avanti e non mi fermo. Gli sbagli ci sono stati dall'inizio fino ad oggi, dai vigili del fuoco, che c'erano anche il drone il giorno dopo che già aveva il corpo di mia moglie, e poi tutto il resto che sono stati degli sbagli veramente allucinanti. Anche che a me, che mi hanno tenuto in caserma dalle 2 di pomeriggio fino alle 11 di sera, che potevo andare tranquillamente a cercare mio figlio e mia moglie. Mi è stato impedito, sia a me che alla mia famiglia, tutto qua. Quindi adesso vado avanti e non mi fermo, come ho sempre detto, fino alla fine. Ho perso tutto e non mi interessa più niente. Grazie.